Mi tocca subito tirare fuori thetable.com. No, Ragazzi, vabbè. oh! Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Saidonia22. Trovi il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia, Chiara accanto a me, benvenuti in una nuova Dumb Battle, modalità dove vinco. Visto che l'altra volta è finita come è finita e stavolta me lo ricordo bene perché era qualche giorno fa. Una Dumb Battle che è stata definita tra le migliori della storia, sia per il montaggio tattico pazzo sgravato di Goober. Rimetti un cuoricino qui. Good boy. Sia perché quello che è successo è stato incredibile, quella stretta di mammelle mancata sul finale, quella Miltank che porta il punto a casa e tante care cose che vi piacerà ricordare bene se siete del team Chiara, perché oggi prenderete. Che prenderete? È sempre tutto relativo, perché tu potresti completare questa frase, ma voglio dire, non è necessariamente una cosa negativa, quindi. Allora ragazzi, io ve lo confesso, vedo il futuro. Quindi, quindi ci ricordiamo ancora male il passato. Sì, ma vi dico, questa la vinciamo perché prendiamo un Pokémon in particolare molto molto forte. Non ve lo spoilerò, rimanete con noi, 6 Pokémon io, 6 Pokémon Chiara, scambio magico e vedrete dov'è la magia in the making. Ci siamo ragazzi, primo Pokémon, deve essere fatto per bene questo, eh. Diamo via un Tapu Koko, vogliamo qualcosa indietro. Dovrebbe avere Jaburla qualora fosse uno scarto di breeding sin da questo stadio base. Peepers. I Peepers. Secondo scambio ci siamo. Pelipper vola via nell'oceano e in cambio... L'ho detto io. Che avevo detto? Table.com. Crowdaunt, la zia crostaceo, va via e arriva in cambio... Un esercito. Tra l'altro è giapponese, quindi le due cose non sono collegate. Speriamo che anche questo abbia burla e che quello di prima abbia burla. Ho controllato, l'Impidimp per ora non ha burla, infatti lo daremo via se così rimane la situa. Mentre Eevee è buono perché potrebbe avere Wish. Evoli, non è male, francese, Evoli. Non è francese di Eevee. Tiriamo via il pezzo da 90 della scorsa Dume Battle e prendiamo uno scambio equivalente che mi condanna a due Impidimp. Ultimo scambio prima del reroll. Allenatore coreano, quello che ci scambia un Diglett. Non posso comunque lamentarmi perché ho Goodra, che è un grandissimo Pokémon. Impidimp con Goodra non male. Vediamo il reroll su Magikarp che ci dà. Dai, via sto pescio. E dentro qualcosa che viene dal Giappone con furore. Meglio di Magikarp di sicuro. Quindi abbiamo 5 merde, 2 Impidimp e un Goodra. Let's go. Scambio numero 1. Il primo membro della squadra che porteremo in campo oggi è un Eevee, quindi forse è il membro che rerolliamo. Membro numero 2, parte il nostro Wobbuffet nella sua Chic Ball e ci arriva un Chewtle. Scambio numero 3, mandiamo il nostro Roggenrola a Captain Voldy. Voldy come in Voldemort, che ci manda. A posto, a posto, a posto. Siamo contenti così, va bene. Oh, Carlotta. Siamo molto contenti per avere una simil Carlotta tra le nostre fila, ma vi dico che di mosse poche e qua quarto membro Ghastly si è messi malino. No name. Please. Penultimo membro. Ok, allora, è uno dei miei Pokémon preferiti, però è un Pokémon di me. Ultimo, pre-reroll, che ovviamente farò. Peggio dei Magikarp.
come è arrivato, così se ne va. Squovet ci saluta per lasciare il posto a un Vulpix. Ennesimo stadio base. Perdiamo, raga. Bene ragazzi, abbiamo fatto i nostri scambi, ho visto il futuro e i ragazzi lo sanno, adesso non possono più mettere in dubbio questa mia capacità. Direi che questa puntata purtroppo non viene bene la battuta, ma è la puntata del PGC. Purtroppo sono sempre quelle le vocali, però sono piccoli. Sei in Little Cup? Sì, ma ti Anche assicuro che sono grandi dentro e dimostrerò che c'è una strategia che posso mettere in atto che... Nupiti. A tra poco, andiamo. Ci siamo signori, Goober mette in sottofondo per far riecheggiare nelle nostre orecchie una canzone random dell'intero franchise Pokémon e ci siamo. Let's go, abbiamo Chew e Japanese. Oh, guarda un po'. Anche io ho un Evoli, ma ho anche un Sidonia. Ragazzi, come un vero scontro di PGC, andiamo a fare... Oh, arriva Roggeto, ci sta. Un fake out così Chewtall sta fermo. E poi facciamo anche... Un'azione a meno uno non è proprio il massimo, però è stab. Ah, che bel dannetto. E Chiara agisce con un solo Pokémon. Da manuale. Tra l'altro tu hai Guarda che ancora. switch. Let's go! Il cambio dell'Impidimp, dicevi? Per È ancora l'outfit che abbiamo messo per fare l'intro fare il tizio che dell'internazionale. prende 3K per andare avanti e indietro al mese. Da Galwick. Anche io comunque, un bel ruggitino, quindi anch'io ti rendo il meno unino. Vediamo Chewtall che cosa avrebbe fatto. Che azione al pistol. Quindi Ruggito non serve a niente. Sputatevi, eh! Intanto il crimine serpeggia, eh! La tattica è infallibile, ragazzi. Entriamo, usciamo con sti Impidimp è fatta. Non proprio. Più che altro se non mettiamo uno special attacker, Eevee continuerà a fare Ruggito e il nostro Eevee continuerà a fare sempre meno danno. Potrei mettere due bruciapelo. Critto? Ho fatto malissimo. Ragazzi, è tempo, è tempo, è tempo di aumentare le sinapsi. Andiamo a farci self bullo. A più due Eevee. Ma si confonde, ma non si colpirà da solo. No, non ti permettermi di colpire Peepers. Guarda, guarda. Ragazzi, ragazzi, il quantum quantico. No, mi sta facendo doppio su di lui. No! Devo salvare il mio Peepers. Che andrà via. Dentro. Lo stesso qui. I doppi codini. Arriva l'azione. Lo sapevo che saresti andata lì. Dai, 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 non ti preoccupare, non ti preoccupare. Bravissimo, Evoli! E qui prendiamo la prima kill, ma con ingegno, eh. Con ingegno. È la modalità sbagliata, fra. Noi. Si tira un ciafon. Non ci posso credere. Sei davvero migliorata in tutti questi anni. Non ho più niente da insegnarti. Non ti permettere? Ci siamo fatti un vicendevole colpo di culo. E ora meno uno. Via l'impidimpo, dentro Ah, non Peepers. i BTS, eccoli qua. Sì, no, non Peeper. Oh no. Ma io sto facendo il PGC. Come ti permetti? Mi tocca subito tirare fuori thetable.com. No, Ragazzi, vabbè. oh! Ma questo è milta anche altruismo. Carine. Carine. Oh no! Ma che fo? Che gli tiro? Merdamon? Ragazzi, qui bisogna fare il tutto X tutto, le moltiplicazioni perché. Miltank, altrimenti c'era la squadra. Voi sapete cosa ho lì dietro. Ah, perché quello non è neanche il tuo principale. No, no, no. Assolutamente sì, e non sto bluffando. Ma dietro c'è tutta roba. Cioè, in realtà, tutta la squadra è debole a carineria. Se non ammazziamo Miltank, Miltank ci spacca la faccia. Mi sembra giusto, non ho più niente da insegnarti. Non ho più niente da insegnarti. Speculivi.
Dai, The Table. No, ovviamente è più veloce dire Quasar. C'ha ragione. No, però vien giù, dai una dragone sta, vien giù. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Spero sia il migliore di Chiara, perché sennò siamo nella scita. Anche perché abbiamo dovuto dynamaxizzare. Abbiamo fatto bene. Quel danno lì vuol dire che Miltank normale ci avrebbe shottato. Oi oi. Oh, io ho un altro folletto. E che mi invento ora? No, non si può perdere, ragazzi. No, no, ci sono squadre della Madonna. Ragazzi, io ho anche pensato, assurdo, faccio fake out e poi ho pensato, ma dynamaxizzerà, quindi non posso neanche. No, ragazzi, non posso perdere. Bellissimo. È uno dei miei Pokémon preferiti, Confi. Sto per metterlo tra i 10 Pokémon che vorrei ammazzare. Altruismo. Però non è stab, no? Giusto. Stolla un turno di Dynamax. E con Ivi cosa fa? Logico, no, ma tanto. È giusto il pensiero, ma sono speciale. Non ho niente sull'attacco speciale o sulla difesa speciale con Ivi, quindi. Ragazzi, tocca provarci, perché c'è un'altra mossa che potevo fare, ma ne parleremo qualora io muoia da questa. Potrei reggere. Ok, infatti. Infatti reggiamo, perché ha tanta difesa speciale, tu sei speciale, e poca difesa fisica, che è il motivo per il quale ho preso il cartone da Miltank, cartone di latte vero e proprio. Però non ti farò male, fidati. Infatti. Almeno metto la Rain. Per ora mi è finita la Dynamax. Porca merda. Ok, non si è andata doppia. E tra l'altro ti ho fatto quel danno con altruismo. Madonna, sto Confi. Tocca fare doppio switch, ragazzi. Qui ci entra Gianni sperando che sopravviva. Qui via, perché abbiamo bisogno dopo di altruismo. Tra l'altro ci sono tipo 5 turni di Rain. Stiamo giocando a VGC. È incredibile. Adesso muore teoricamente lui. E va bene, oh, che devo fare? Ultimo turno di Dynamax. Qui arriva azione. E dovrei reggerla. Si mette dentro il Pipo col codino. E abbiamo stollato la Dynamax. Credo una delle Dumb Battle magiche più incredibili. Ma voi non avete idea di quello che sta per succedere in questo turno. No. Ma voi non avete idea di quello che sta. Merda che va per primo. Se può usare le mosse fata. C'è campo, no? No, c'è un'abilità lui. Ha l'abilità di fare sempre in priorità le mosse curative. No, io avevo fatto fake out Snarl, ragazzi. Avevo fatto Snarl. Zigzagoon aveva urlo rabbia per tirargli meno uno attacco. E mo che cazzo. Ok, ho una win condition. A questo punto ho una win condition. Perché non lo tengo a sorbibacio. La win condition è andata a troia, ragazzi. Ho perso perché non mi ricordavo dell'abilità. Non so quante ne possa avere, ma non mi ricordavo dell'abilità sorbibacio in priority. Volevo fare bullo adesso per cercare di farlo colpire da solo. Io non penso che Gudra reggerà sotto. C'ha 56 PS sta mossa. Ed è in priorità sto cesso. È in priorità. Ma dio. Tanto attaccherà prima lui. The Table. Ma is not on the table the cat. Ok, mi gioco il tutto per strutto, ragazzi. Itta. Sotto rain. Drop di precisione anche per Confi. Allora, chiaramente, e prendi la Kiwi. Assorbi bacio in priorità, ragazzi, mi sento male. Devi crittare, Ivi. Devi crittare e poi mi devi aiutare lo Spirito Santo sugli altri due Pokémon. Critta. Ora critti te. Ok. Dai, critta. Da crittone. Bene.
Adesso vi fa vedere una mossa fortissima, ragazzi. Ragazzi, abbiamo perso. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Sì, fa anche vedere l'altra mossa, capito? Gli abbiamo insegnato adesso che bisogna flexarla. L'ultima mossa. Dietro c'erano Gastly e Vulpix Alola con Polneve, comunque. No, raga, ma vi rendete conto che si è preso Gudra e lei aveva Miltank con la Folletto e Confi? Miltank era livello 1 e aveva solo 3 mosse su 4. Sto futuro non è che mi aiuti tanto, eh. Penitenze ne lette? Per tirarti su di morale. Ok. Come penitenza... Che è mia? No, è tua. È mia, è ci godo. Intanto scegliete la mia nei commenti. Ai Poshi dice... Propongo come penitenza di spiegare il perché le abilità che bloccano la riduzione di una singola statistica come sguardo spermo sono molto meglio di corpo chiaro, che blocca tutte le riduzioni di statistiche avversarie. Facci sapere e fallo sapere soprattutto anche a Masuda. Visto che Peli per l'altra volta l'ho fatto felice. Sicuramente delle abilità che bloccano una singola statistica su 5 possibili anziché bloccarne tutte come Clear Body, una sono utili perché evitano la globalizzazione ormai esagerata. Sì. Promuovono la verticalità nella esatto, vita. Esatto, promuovono la verticalità anche una, cioè perché essere specializzati una certa in tutto una certa autarchia del un po' movimento 5 stelle bloccarle tutte. Capito? Perché farle tutte male? Puoi concordo. Farne una bene. Sono d'accordo. Io vi ricordo che se questo Dumb Battle vi è piaciuto lasciate un bel like e in descrizione oltre a stasera del capitano Tino, sono sponsor di fiducia che vende magliette, tema anime, serie TV, videogiochi, codice sconto giovanone, veterano di sconto sogni acquisto. Stasera ore 21:30 ci vediamo su Twitch con Elden Ring. Uber. Hai il momento definitivo per il montaggio. Montare il mio dare l'appuntamento per... Wow. Sai che suono metterci su questo? Cioè... Prova a dimmi qualcosa. Carina. So che l'hai fatto. Dai, se Donia è chiara è tutto e questo video si autoconcluderà in 3, 2, 1...